Salve, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono 3 volte a settimana. Oggi insieme a voi ragazze ho deciso di fare un tema molto interessante. Ho deciso di fare il modello del trench, quello corto. Siccome nel club stiamo appunto lavorando questo mese e il mese prossimo con il trench classico, ma mi è venuta la voglia di avere anche quello versione più corta che va tanto di moda quest'anno. Io qui ho il mio cellulare, vi farò vedere il modello che intendo. Voi ovviamente vedrete qui in alto il modello in varie versioni di vari marchi che va tanto di moda in questo momento. Praticamente questo modello è semplicemente un trench classico, solo che è corto fino alla linea della cinturino del pantalone, proprio dove inizia il cinturino. Non ha niente di particolare se non che ha praticamente la stessa modellistica del trench, solo che io, siccome nel club abbiamo fatto la versione classica con manica, 2 pezzi a giro, la classica versione Burberry per intenderci, ho deciso che oggi farò la versione corta proprio per darvi anche a voi, sia nozioni gratuite sia a chi fa parte del club, un'ulteriore modellistica, ma lo farò con manica raglan come appunto in questo modello. Se qui vedete, guardate qui in alto, c'è la manica raglan. Alla patta solo il paravento, il carré, chiamatelo come volete, solo da un lato, manica raglan cucita sul centro, cinturini sui polsi come il classico trench e le patte sopra. Quindi è un modello che si può realizzare abbastanza veloce. Come vedete, se guardate qui sul dietro è molto libero, praticamente la pen spalla è stata sfogata sull'orlo proprio per non averla più sulla spalla. Sul davanti qui non ha una pens, noi vedremo dove andare a sfogarla, perché ovviamente questo è un modello industriale, noi lavoriamo su misura, ma credo, non credo, sono sicura che andremo a farla dai lati, oppure possiamo toglierla completamente, ma sarebbe troppo oversize e io non lo voglio. Quindi iniziamo la modellistica, ripeto, voi i modellini li vedrete in alto, è molto interessante e spero che sia un tema gradito anche da voi. Non è male avere, guardate questo look quanto è bello, semplice jeans, scarpa da ginnastica, una bella blusa o camicetta bianca e questo trench. Si diventa eleganti anche in un semplice giorno quotidiano, quando dobbiamo portare i figli a scuola o andare semplicemente a lavorare, si può benissimo indossare questo bellissimo capo. Io qui ho ricalcato la mia base corpino 10 misure, ho il mio dietro e il mio davanti. Qui c'è il centro dietro che ho tracciato, vedete, ho ignorato la pens e ho fatto senza pens sul centro perché andremo a, anzi, dare ulteriore svasatura. Qui invece è il mio davanti, non ci servono le pens in vita e a differenza del trench normale classico dove si usa la manica a 2 pezzi, qui abbiamo la manica classica a giro che lavoreremo in un secondo momento. Iniziamo con la modellistica e prima di tutto, prima di separare i due cartamodelli, cioè il davanti dal dietro, vado ad abbassare lo scalfo di 3 cm. Prenderò un altro colore così si capiscono. Ok, aggiungo ulteriore margine al fianco, un 2 cm in questo caso, e 1,5 in vita, sì, sulla linea bacino. Non voglio farlo neanche troppo largo, questo è per dare ulteriore vestibilità. Mi unisco intanto con una linea dritta, poi vediamo di fare. In vita non vado a sfiancare tanto, non serve, è un capo abbastanza oversize, ma comunque manterremo delle belle linee pulite. Non mi piace quando è troppo a sacco. E
Ecco qui. Beh, forse leggermente di un pochino di più si può fare per dargli proprio una bella linea morbida. Sul giro manica prendo il curvilineo e unisco il mio nuovo giro manica. Come vedete, adesso vi faccio vedere, nella parte qui si aggiunge un 3 mm e va benissimo così. Faccio la stessa cosa sul davanti, vado a tracciare il nuovo giro manica. È giusto che venga qui un pochino aggiunto perché le linee si devono raddrizzare in un capo spalla così. Mi viene male disegnare da questa parte. Ok, fatto questo, per il momento possiamo separare il davanti dal dietro. Ok, prima di andare a fare qualsiasi altra cosa, vado a vedere quanto è lungo il mio cartamodello, perché io voglio farlo 60 cm il mio. Qui ho 61, quindi aggiungo solo 3 cm di margine, in realtà la piega sarà 4, io lo voglio lungo 60-62 centimetri, quindi vado a fare più 5 al momento, dopodiché alla prova deciderò la lunghezza totale, ma non lo voglio troppo lungo, voglio che arrivi all'altezza della linea vita bacino, cioè la linea cintura del pantalone, un po' più giù della linea vita, insomma, o più su della linea fianco, come volete, dopo vediamo alla prova. Allora, una cosa che non vi ho detto, che assolutamente dovete controllare prima di aggiungere al fianco, provate a vedere la larghezza del vostro cartamodello. Se il vostro cartamodello è, la parte del dietro è più stretta rispetto al davanti, andate a togliere dal davanti e aggiungere al dietro in modo tale che siano più o meno uguali. Non dico che devono essere uguali precisi, ma un centimetro o due di differenza va bene. Se cominciano a essere 3-4, cercate di andare a farli un po' più uniformi, anche perché comunque la linea fianco, cioè un davanti troppo grande in un capo del genere non si presenta molto bene. Bene, una volta che vi assicurate che la linea fianco non sia, cioè le due parti siano più o meno uguali, allora iniziate a fare questo tipo di modellistica. La prima cosa che vado a fare in questo momento, lavoro con il dietro, vado ad aprire sulla scollatura, apro 1,5 sulla linea spalla e mi ricordo che anche il davanti devo fare 1,5. E 0,7 sul dietro, non di più perché avremo il coletto. Prendo già il davanti, faccio 1,5 anche qui e 1,5 sul davanti. Perfetto, dopo lavoreremo con il resto sul davanti. Fatto questo, vado ad aprire il girocollo.
Un'altra cosa che assolutamente voglio fare è andare a liberare un po' il giro manica, nonostante abbiamo la manica raglan, un pochino servirà, ma non tanto, proprio un 0,05, non di più. E un capospalla verrà indossato sopra qualcosa, quindi perfetto. E il restante della pence vado ad aprirlo in basso in modo tale da dare quella larghezza sul dietro che avete visto. Chi non vuole dare ulteriore larghezza sotto e vuole farlo solo con un giubbotto semplice, potete tranquillamente andare a non fare questa modifica. Chiudo. Però io direi che troppo neanche non voglio, quindi andrò a lasciare un centimetro della pence, il restante l'apro in basso, perché nemmeno farlo troppo largo non voglio. Questo centimetro lo tolgo qui dalla spalla poi. Prendo un pezzo di carta per avere il dietro intero. E per fare un'apertura uniforme faccio un altro taglio fino alla linea spalla per non avere tutto concentrato al centro. Perfetto, vado ad aprire uniforme la cosa. Qui. Ecco qua. Qualcuno nei commenti mi aveva chiesto dove ho preso io i pesi. Ragazzi, li ho presi a Decathlon nel reparto sport, proprio dove si vendono tutti i pesi per fare fitness. L'ho preso proprio lì. Potete ricalcare su un nuovo carta, cioè su un pezzo di carta pulito volendo il cartamodello. Come preferite, io lo fermo così. Perché non ho... Normalmente lo vado a fare direttamente sul tessuto, ma bene ragazzi, ecco qui il mio cartamodello. Vado a vedere quanto me, perché qui è rimasto un pezzo della pence e vado a toglierlo. Vedete questo pezzettino? Un centimetro e tre. E vado a tracciare di nuovo il giro manica per averlo preciso, perché tra poco iniziamo a costruire il raglan. Perfetto. Bene, questo è il mio dietro per il momento. Ovviamente qui abbiamo il dritto filo. Qui tutto il resto andrà tagliato come si deve. Ora, quello che dobbiamo fare è andare a costruire il nostro raglan.
per andare a costruire il nostro Lagrange dobbiamo decidere, guardate che raddrizzo la spalla qui, questo è il nostro dietro ragazzi, per il momento lo dobbiamo lasciare stare perché c'è da fare la linea raglan e il carré, cioè il paravento, però per il momento lo lasciamo stare e andiamo a lavorare con il davanti. Per il davanti, prima di andare a tagliare su le linee, andiamo ad aggiungere 11 cm di doppio petto, cioè della bottonatura, perché facciamo bottonatura a doppio petto. Di norma si aggiunge dai 8 ai 10 o dai 7 anche perché è una taglia molto piccola, ma in questo caso questo capo, vedete, io dovrò aggiungere 10 e aggiungere l'altro sul tessuto, dopo mi scrivo più uno. Questo capo si chiude praticamente del tutto e arriva a metà del centro, e siccome io ho la divergenza seno 11, in questo caso aggiungo 11 cm. L'altro centimetro, come ho detto, lo aggiungerò sul tessuto, me lo scrivo adesso. Ecco qui, bordo, a bottonatura, madonna, non si apre più, più uno. Questa la posso tracciare e la vado ad alzare un po' qui. Che creerà poi l'angoletto. Potete alzare qui l'angolo quanto volete, a me basta, sono un centimetro e mezzo, due massimo. Divido tutto. Anzi, qui potrei anche lasciare perché vado ad aprire un po' anche qui il giro manica per via della penseno. Bene, vado a mollare anche qui davanti un po' il giro manica, anche se è una linea raglan, ricordiamoci che parliamo di un capo spalla abbastanza libero, 0,5 non di più. Perfetto, qui posso trasferire la penseno nel fianco e credo che rimarrà qui, poi vedremo se magari farla dalla spalla, ma per il momento mi serve la spalla intera. Chiudo completamente qui in alto. Perfetto, qui si è creata una spalla strana, non guardo niente, vado semplicemente a raddrizzare. Prendo la spalla dietro e vado a controllare assolutamente in questo momento la linea spalla se coincide. Qui mi manca proprio. Vediamo su quale parte ho sbagliato. Ok, mi manca, si vede che quando ho ricalcato non ho ricalcato bene, quindi vado a tagliare il superfluo qui. Perfetto, controllate sempre la linea spalla, mi raccomando.
vado a tracciare il giro manica, visto che ho aperto un po' per raddrizzarlo, giusto un pochino. Ecco qui. Bene, ora possiamo andare a mettere insieme il davanti e il dietro. Faccio un po' di pulizia su questo tavolo e vado a capirmi come tracciare il raglan. Mi serve qui il giro. Vedete com'è diventato il giro? È giusto così perché è un capo spalla. Non possiamo mantenere il raglan su un capo, una linea come era prima, un giro manica stretto. Adesso andiamo a tracciare la linea raglan. Se noi guardiamo la foto del capo, vedo che arriva più o meno a 3-3,5 dal fine spalla. Non è molto profondo. Anzi, io direi anche un 4 centimetri. Facciamo con il verde così si capisce bene. Io prima vado a tracciarlo con la matita, poi ve lo ripasso. Faccio 4 cm dal fine spalla, sia davanti che dietro, e vado a finirlo più o meno all'altezza della curva. Adesso lo traccio e poi ve lo faccio vedere. Io mi aiuto sempre con il curvilineo perché mi aiuta molto. Intanto lo disegno, poi facciamo la manica, la prepariamo, la mettiamo e poi vedrete dove deve finire il raglan. Intanto mi traccio queste due linee. È a 4 cm dalla spalla e poi con il curvilineo segue quello che è il giro. Traccio a mano perché non riesco più. Spalla qui, dietro, davanti. Scusate che tolgo via questo pezzettino sotto che mi intriga. Non tagliamo ancora i pezzettini del raglan. Iniziamo a preparare la manica, solo dopo andremo ad aggiungere il pezzo e a tagliare definitivamente. Per il momento lo lasciamo così. Ho la mia manica classica. La prima cosa che devo fare è decidere la lunghezza. La mia è 61 cm. In teoria. Sì. Perché la manica del trench si fa abbastanza lunga, poi se non ci piace ovviamente la accorciamo. 37,5 devo aggiungere dalla linea che c'è già. Vado a tracciarla abbastanza dritta per poter aggiungere.
Ok, vado ad aggiungere i 37. E vado a tracciare la linea del centro manica, perché andremo a restringerla un po'. Prendo il mio, anche se mi sono dimenticata di prenderla dal tracciato, basta che prendo la squadra, vado ad allineare l'angolo retto e poi vado a tracciarlo. Ecco qua, questa è la linea del centro manica. Per il polso dobbiamo misurare non il punto più stretto del polso, ma tenendo la mano con le dita così andiamo a misurare il punto più grosso che c'è qua, perché ovviamente la nostra mano deve passare. Io ho 23 centimetri, più aggiungo altri 4 per la vestibilità, sono 27. Facciamo 28, 14 da un lato e 14 da un altro. Faccio 4-5 cm l'aggiunta di vestibilità, anche perché abbiamo il cinturino che poi stringe. Ecco qui. Ovviamente voi sapete che per stringere la manica sul dietro si fa di più, quindi tolgo un altro centimetro. Anzi, uno e mezzo, e lo aggiungo sul davanti per far sì che la cucitura sia poi bella. E vado a unirmi prima con una linea dritta e poi armoniosa per non togliere qui la larghezza. Potrei andare anche un po' più su. Lavorate con questa linea dell'esterno perché è importante. Bene, questa è la manica. Bene, sui dettagli è meglio scrivere davanti e dietro perché tra poco andremo a dividerli. Pieghiamo la manica sul centro manica. Ok, e andiamo a togliere. In basso scendo di 8 cm e 1 e 2 tolgo dalla cuffia e vado a creare una pince un po' con una linea un po' arrotondata così, non linea dritta a righello ma curva. Questo stiamo facendo è togliere la la morbidezza che c'è sulla cuffia. Vedete com'ha la linea un po' arrotondata. Ora posso dividere la manica. I due dettagli. Però prima ancora di dividerla, forse è meglio che andiamo a posizionare
dividiamo perché lavoriamo con due pezzi separati, ragazzi, se no facciamo casino e chi è principiante poi non capisce più niente. La manica avrà la cucitura sia al centro sia qui, questa verrà ribattuta, vedrete che è molto molto bella. Prima di andare a creare, adesso che dobbiamo definire il nostro raglan, vi ricordate che noi qui nel giro abbiamo aperto di 0,5. Cosa vado a fare? Semplicemente dalla più o meno, vedete la tromba della manica, più o meno a metà verso il centro vado a fare questa apertura di 0,5. In modo tale che sia equivalente alla tromba manica che abbiamo creato per capo spalla. Ecco qui, posiziono un attimo insieme in modo tale da fare la stessa altezza. Ecco qui, bene, faccio anche questo. Ricordatevi una regola importante, quello che fate con il giro manica è la stessa cosa che dovete fare con la tromba, in modo tale che poi corrispondano le aperture. Ecco qui. Perfetto. Bene ragazze, ora la manica è pronta per creare definitivamente il nostro raglan. Questa è la parte del dietro. Quello che dobbiamo fare, vi ricordate che ci faceva vedere sempre la maestra, dobbiamo andare ad allineare la manica in modo tale che le aperture da qui a qui siano identiche. Vedete, abbiamo la stessa apertura. Ecco qui, perfetto. Ecco, nel punto dove si incrocia la tromba della manica con il giro manica, in questo punto qui, come vedete, deve finire il nostro raglan. Io, avendo usato il curvilineo, avevo fatto giusto. Praticamente il mio raglan finisce qui. Vedete? Ed è giusto così. Ora andiamo a tagliare dal dietro, separiamo. Ecco qua, ci siamo. Il dietro è a posto, il pezzo dietro della manica per il momento è a posto. Nella lezione dove andremo a fare il taglio vi farò vedere le aggiunte da fare. Sono piccole ma servono. Ora la stessa cosa vado a fare con il dettaglio dietro e davanti, scusate. Io mi controllo sempre così con la manica perché per me è importante che le aperture qui devono essere uguali. Ricordatevi che qui deve passare alla stessa altezza il raglan e poi le aperture devono essere uguali. Come vedete anche in questo caso sono stata precisa, ma perché io usando il curvilineo è difficile che sballi. Vedete dove si incrocia il giro manica con la tromba finisce la nostra linea raglan. Perfetto, direi che posso andare a separare. Magari giro da mia parte per avere più possibilità di arrivo. Perfetto, la penseno rimane da qui. Andrò semplicemente ad accorciare di 1,5 cm la punta, non mi serve così lunga.
quindi la base rimane nel fianco, questo è il davanti con relativa la sua manica, questo è il dietro con la sua manica. Nella prossima lezione vi farò vedere le aggiunte da fare alla linea raglan, vi farò vedere come costruire il carré, il paravento, quello che serve per farlo definire un trench, sia dietro che davanti, e vi farò vedere come costruire il coletto. Praticamente nella prossima lezione lavoreremo con il carré e con ancora un pochino con le maniche per andare a definire poi completamente quello che è la parte alta qui. Dopodiché faremo il taglio, faremo la prova, se ci piace la linea del giracollo, l'apertura del nostro bordo, in quel caso in una terza lezione andremo a costruire il coletto. Alla prossima lezione seguite, scrivete nei commenti se vi piace questo modello, se avete già avuto in mente qualcosa del genere o se effettivamente volete il trench lungo. Per il trench lungo noi lavoriamo per il momento nel club. Vi dico solo anche un'altra cosa, tenete d'occhio il sito della nostra scuola, perché da domani parte la prevendita di un nuovo corso, si chiama Abito in Pizzo 3 in 1. Ci saranno 3 modelli in un solo corso, con manica, senza manica e con delle maniche particolari. Tenete d'occhio il sito perché parte la prevendita, durerà per una settimana e domani verranno pubblicate le date. Alla prossima con tante altre novità.